Salve a tutti e benvenuti al tutorial numero 21 sul linguaggio Java. In questo tutorial vado a spiegarvi l'override. L'override è strettamente legato alla ereditarietà. In questo esempio io ho creato una classe dipendente caratterizzata da nome e cognome, un costruttore semplicissimo e da un metodo di tipo double, che calcola lo stipendio, riceve come parametro i giorni lavorativi, e quindi, cioè i giorni in cui il dipendente ha lavorato, e restituisce i giorni lavorativi per 8, che ho ipotizzato fossero le 8 ore lavorative giornaliere, per 3, che è appunto la paga oraria, quindi tutta una cosa mia, insomma, 24 euro al giorno per quei 8 giorni lavorativi, uno stipendio da fame di un dipendente. Immaginate di voler creare una classe capo. Capo è un dipendente, è un dipendente particolare però, quindi estende dipendente, questo ed è sicuro. E il costruttore è lo stesso, quindi non ci sono problemi. Basta scrivere così, come abbiamo già avuto modo di vedere, è il cognome. Ora io voglio effettuare un override del metodo calcola stipendio. Perché? Voglio effettuare una riscrittura di questo metodo perché lo stipendio del capo è diverso da quello del dipendente. So che magari non sarà un grande esempio per spiegare questa cosa, ma è l'unica cosa che mi è venuta in mente. Ora, qui ci dice sta effettuando l'override del metodo che deriva da dipendente, e fin qua non c'è nessun problema. Io adesso vado a mettere qui 5, 6 euro, immaginate, e ho effettuato la riscrittura del metodo calcola stipendio. Da Java, però, Java versione 5 è stata introdotta l'annotazione che noi abbiamo già visto quando abbiamo effettuato l'override dei metodi toString per l'esercizio di qualche tutorial fa. Perché serve questa annotazione? Che, come avete potuto vedere, si può anche non mettere. Perché se lo scrivo così, l'override mi avvisa: non stai effettuando l'override di nessun metodo. Se io non lo metto, il metodo funziona perfettamente, però questo è un altro metodo, non è un override. Io qui ho creato il metodo calcola stipendio con la S minuscola. Dal momento che Java è case sensitive, questo è diverso da questo. Quindi bisogna, è buona norma, buona abitudine scrivere un'annotazione che ci dice override. Questa annotazione ci permette di essere sicuri di stare facendo le cose come vanno fatte. Come vi dissi già, adesso creo un dipendente di mio dipendente Adriano Cippa. Quando creiamo una classe, questa estende la classe Object. Tutte le classi estendono Object. Estendendo la classe Object, ereditiamo 11 metodi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e ne manca qualcuno, ovviamente. Comunque, ereditiamo un tot di metodi che hanno il loro codice standard, che io adesso vi faccio vedere. Vi faccio vedere il toString. Sono sicuro che siete curiosi di saperlo com'è. Il toString standard è questo. Vado a compilare, eseguo. Eccolo. Nome della classe, chiocciola e indirizzo esadecimale dell'oggetto che è stato creato. Se io voglio effettuare un override del metodo toString, posso fare così. Ecco, return nome più spazio più cognome. Ok? Adesso noterete sicuramente che io non ho creato un override del metodo toString, ma ho creato un metodo toString con la S minuscola, e ciò non va bene.
quindi sempre inserire l'annotazione override. Lui mi dice guarda che c'è un errore, io faccio la S grande, e così ho effettuato il mio override. E adesso possiamo vedere il nostro nuovo metodo toString, che è Adriano Cippa, che è molto più gradevole rispetto a quello precedente. E io mi fermerei qui. L'override è questo, non è niente di complicato, è chiara anche in questo caso l'utilità. E inoltre però vorrei dirvi una cosa: esiste anche, come vi ho detto due tutorial fa, l'overload, che è la scrittura di metodi che hanno firma diversa, quindi con lo stesso nome ma con magari una lista di parametri diversi. Si può fare anche per i costruttori, naturalmente il polimorfismo per metodi vale anche per i costruttori. Perché? Perché posso avere il costruttore vuoto, che è quello standard, posso avere il costruttore a cui passo magari solo il nome o solo il cognome senza nessun problema. Nel momento in cui dipendente, oddio non so più scrivere dipendente, nel momento in cui vado a creare dipendente posso sia passare solo il nome, sia non passare niente, sia passare tutte e due. Quindi io posso crearmi, è buona norma mettere il costruttore vuoto in cima, giusto per logica, e io posso crearmi quanti costruttori voglio a seconda delle necessità che ho, perché magari ho un tipo di oggetto a cui posso voler passare magari in un caso determinati parametri, in un altro caso determinati parametri. E penso sia tutto, ho spiegato il polimorfismo per metodi nel dettaglio, e non resta che poi fare qualche esercitazione su questo, e nel prossimo tutorial inizieremo il polimorfismo per dati. Sperando che sia tutto chiaro, mettete un mi piace, lasciate un commento, iscrivetevi al canale se volete, e oppure contattatemi in privato, e quindi ci vediamo al tutorial numero 22.